Guarda, questa è l'anteprima. Sempre curiosa, a me piacerebbe Sì. una cosa che mi piacerebbe Dai, fare. Io il dillo. playback con la voce di Giorgia Cadenassi. Allora, qual è la Sarebbe. frase che dici? Signore e signori, ecco, sempre curiosa. Va un'ora in onda, sempre curiosa. Esatto, Va lo bene? E dico. devi dire sigla, E perché sempre. devi dire Sempre. anche, però, se Va bene, va bene. sei me, devi dire anche un bacio gigante a tutti. Ah, Ah, allora giusto, devi giusto. dire, Ok. signore e signori, va ora in onda, sempre curiosa, un bacio. No, prima bacio gigante. Quale? Un Decidetelo bacio voi. gigante da Joy. Allora, signore e signori, Un un bacio bacio gigante. gigante da Joy, va ora in onda, sempre curiosa. Sigla, pronti? Va bene, Claudio Gambaro, via. Devi dirlo, Lo ma devi guarda che farlo tu. scemonita. Ha Dai! messo il tasto Ok, pausa. Giorgia, beh, non è Ok, l'introduzione, è tutto un blocco, dai! allora. Pronti? Ciao a tutti, cari amici. Benvenuti in Sempre Curiosa. Un bacio gigante da Joy ed ora sigla! Un Ma, po' la Battiato cioè, ma non quando faceva doveva, il ma non playback. doveva dire Ma perché si è l'ultimo, bloccata sempre. e mi ero già perso Ralfino, nel Ralfino, frattempo. lancia la sigla, vai. Sempre curiosa, Sempre qui con Joy, curiosa. sempre curiosa. E oggi iniziamo così questo appuntamento di Sempre Curiosa in maniera folcloristica. Ma che sigle sono? Ma che intro? Buonasera a tutti. Ciao Joy. Ciao Claudio. Allora, amici, oggi ho un ospite molto piacevole. Claudio Gambaro torna a trovarci e io sono molto felice di questo. Bene, Hai ti un sacco di cose ringrazio. da raccontarci. Una Sì, marea, una una marea. marea. Sì. Perché questo weekend c'è stato un evento molto carino che si chiama I Sogni Autori, dove appunto c'erano tanti artisti provenienti proprio dalla canzone d'autore che si sono esibiti in una rassegna carina arrivata alla settima edizione. Esatto, grazie ad Antonio Clemente che è stato tenace, no, a farla arrivare a questa settima edizione, I Sogni Autori. E in questi anni l'evento si è rappresentato un po' ovunque, in varie location, in vari teatri, e quest'anno è approdato allo Spazio 21 di Genova Quarto, dove registro anche il mio quarto Pianeta Live, che tutte le Esatto. volte con Luca Cevasco Ecco, prendete in giro, uno no? spazio. Quarto Pianeta Sì. Live, quarto Pianeta Live, quello lì, Luca ci esatto. tiene. Uno spazio, devo dire, che abbiamo visto dal vivo è molto particolare. Cioè, Sì, si sì, sì, sì. respira molta, molta arte, insomma, di vario genere. Abbiamo visto anche delle esposizioni. Ma ti dirò, mi sono anche molto divertito a curare la scenografia e il palco, perché abbiamo avuto un pianoforte a coda meraviglioso e poi alcune sculture particolari che abbiamo coinvolto nella scenografia. Poi, a dirti la verità, in origine doveva tenersi fuori l'evento, no? Soltanto che venerdì, sabato e domenica scorsa non sono state 3 giornate meravigliose, Nel e dubbio. quindi, esatto, e quindi nel dubbio abbiamo tirato fuori il piano B, ovvero lo spazio 21 al coperto, Meglio asciutti i sogni autori. asciutti, ben accompagnati, Sì. e poi devo dire che sono state 3 serate diverse, ma veramente bellissime, con una domenica pomeriggio quasi sold out, tra l'altro. Fantastico. Ma sì, ho visto che c'era musica dal reggae al pop rock a strumentale, cioè veramente Ah, ecco, una stanno passando scelta. delle Sì. immagini, non me ne ero accorto, Sì, vedi? sì, sì. Sì, ad esempio il reggae, come dicevi tu, di Alessandro Ferrari, e poi lì vedo, se non sbaglio, quello Luca Cevasco? è. Ah no. C'era anche Sì. Luca Cevasco tra il pubblico, che io saluto. Eccolo qua, questo è Alessandro Ferrari durante le prove. In queste immagini ci sono un po' di prove inedite per voi, e poi un po' di. Ecco, questo è Antonio Clemente che stava eseguendo Svegliami, se non sbaglio, con Sergio Morselli alla batteria. Queste qua sono riprese delle ombre, così che a me piace ogni Sì. tanto prendere anche questi momenti. E in quel contesto ci sta abbastanza, no? Sì, come no, come no. Ma poi gli autori, i sogni autori, ci hanno anche regalato degli inediti. È quella la cosa bella, che ad esempio Francesco Ciapica ha portato un suo progetto nuovo per la prima Ah, volta bello. sul palco dello Spazio 21. Marco Stella ha presentato Se disturbo no, il nuovo brano. E insomma, ognuno ha portato il proprio mondo. Qua abbiamo Ruben Esposito con Riccardo Barbera e tanti altri musicisti davvero grandi. Ma senti, ma era Insomma, una serata. manifestazione,
musicale dove i cantautori facevano sentire i loro brani, o c'era anche un concorso, una gara? No. Assolutamente. Okay. È proprio il piacere di stare insieme, di proporre quella musica che solitamente fatica ad entrare, certo, nei locali, nelle strutture, anche perché i locali, lo sappiamo, vogliono le cover. Ecco, noi qua sì. Siamo riusciti a far ascoltare parecchia musica inedita e poi anche degli esperimenti strumentali particolari. Fabio Vernizzi con il suo pianoforte, Tina Omerzo, la Dubstep Jazz Band. Abbiamo spaziato un po' dal blues alla, mm-hmm, al cantautorato, insomma tanti generi per tre serate, insomma, sì, che sono piaciute. Sono piaciute. Dicevi anche un buon riscontro di pubblico, soprattutto domenica. Sì, sì, la prima serata è stata, abbiamo cominciato timidamente, in maniera molto tiepida. Sabato sera con Max Manfredi è stata una bella serata, veramente bella. Ma domenica non ci aspettavamo il pienone, quindi... Perché poi era di pomeriggio, mi era alle 18, sì. Abbiamo cominciato alle 18.40, ma credevo che non venisse tutta quella gente in un tardo pomeriggio, invece... E quindi senti, si vocifera già di una nuova edizione per l'anno prossimo, sempre lì? Beh, Antonio Clemente sicuramente sta già preparando l'ottava edizione... Vedremo dove sarà rappresentata. Può anche essere che si ritorni allo Spazio 21 o magari su una spiaggia, che ne so, durante l'estate. Non lo so, vediamo. Qui abbiamo il pianista della Dubstep Jazz Band. Ma guarda, davvero, sono rimasto molto soddisfatto da questa edizione. Sì. Sì, sì, sì. Senti, visto che parliamo di questo spazio, ci stanno chiamando, ma noi li facciamo aspettare. In questo spazio ricordavi che succede qualcosa che ti riguarda. Allora, ricordiamolo anche ai nostri amici ascoltatori. Il mercoledì sera c'è un appuntamento che si chiama appunto Quarto Pianeta Live. Sì, ne abbiamo già parlato qui da te, a Sempre Curiosa, che tu sempre gentilmente fornisci queste pilloline. Sì, su Radio Sanremo alle 22 ogni mercoledì sera, in replica la domenica sempre alle ore 22. Musica dal vivo. A Quarto Pianeta Live siete stati ospiti anche voi qualche settimana fa, e quindi, come dicevano i miei coetanei all'epoca, sintonizzatevi, anche se siamo in streaming, se si ascolta la radio attraverso le app, scaricando l'app di Radio Sanremo, ma siamo anche in FM sui 93.6 di Imperia e Provincia Costa Azzurra. Bene, grazie. Allora, piccola pausa, torniamo fra poco in Sempre Curiosa, voi non ve ne andate. Lollipop, il cuore più dolce di Sestri Ponente, per soddisfare la tua voglia di dolce. E puoi trovare magnifiche confezioni regalo. Visita anche la pagina Facebook per restare aggiornato sulle offerte delle prossime ricorrenze. Lollipop, via Sestri 208 Rosso. Telefono 348-766-1044. Ed eccoci qui che il nostro regista ci fa già un'anticipazione di quello di cui vogliamo parlare adesso. È un evento che mi riguarda, che coinvolge anche Claudio, e sono molto felice di parlarvene un pochino più approfonditamente, perché questa domenica, il 28 di maggio alle ore 16, ci sarà questo spettacolo che si chiama Sognando con Joy ed è ispirato al mio primo romanzo che si chiama La lista dei sogni, per non dimenticare chi siamo. Sarà però uno spettacolo presentazione un po' inedito, perché ci sarà tanta musica, ci saranno letture dal libro, poesie scritte apposta, insomma un po' di cose mixate insieme per rendere lo spettacolo anche un po' più divertente ed emozionante per chi presenzierà.
Quindi Claudio sarà con noi in veste di conduttore ufficiale. Presenterò questo meraviglioso evento, Viaggio tra le note. Viaggio tra le note è la rassegna del Grand Hotel Savoia. L'evento che lo porteremo in scena alle ore 16, si chiama Merenda con Joy. Perché l'orario, insomma, è buono. Sognando con Joy, quindi esatto. La lista dei sogni sul palco, insomma, ci saranno le vostre canzoni, ci saranno anche dei momenti poetici, credo. Sì, perché Guido Mazzoni ha scritto delle poesie su commissione proprio apposta per questo spettacolo. Poeta, per come, ma è bella sta cosa, sì. Perché anche durante l'ospitata da me, ricordo che Guido ha scritto un pezzo su commissione. Bene. E quindi, insomma, siete tutti invitati a questo spettacolo, a noi farà molto piacere avere tanti amici che condivideranno questa emozione con tutti quanti noi. Ci tengo a ringraziare Musica Amica e Giovanna Savino, che è la direttrice che si occupa della direzione artistica anche di questi spettacoli, perché hanno organizzato tutto l'evento insieme ad RGB Produzioni e in collaborazione col Grand Hotel Savoia. Quindi vi ricordo l'appuntamento il 28, domenica di maggio, alle ore 16 al Grand Hotel Savoia, e basta, con Sognando con Joy, con me, Bruno Santoro. Musica dal vivo, sì. Quindi abbiamo anche dei musicisti. Andrea Mastropasqua, sì, poi ci sarà Luca Cevasco che reciterà le poesie e anche degli estratti dal libro. Guido Mazzoni sarà presente con le sue poesie che verranno lette appunto da Luca, e poi ci sarai tu, Claudio. Io cercherò di tenervi a bada, cercherò di unire tutti questi momenti. Insomma, il presentatore di solito funge da annunciatore e da collante. il famoso collante, ok. È vero. Allora, noi diamo la linea alla regia e voi non vi muovete, perché Sempre Curiosa non finisce mica qui. Sognare è qualcosa che non si può toccare con mano, ma chissà come ha il potere di far battere il cuore all'impazzata, di smuovere così grandi e invadenti emozioni da non poterle neppure contenere. Qualcosa capace di far venire i brividi di gioia solo al pensiero di un'idea che nella nostra testa ha già un lieto fine e che forse nella realtà, dico solo forse, potrebbe realizzarsi. Sognare. In fondo può anche essere fare progetti, avere degli obiettivi concreti, delle aspirazioni. Credo non sia importante solo averne, anche ricordarsene e dargli fiducia lo sono altrettanto. Sognare. Tutti noi siamo in grado di farlo, da sempre. Mentre si dorme o da svegli. Ovviamente entrambe le cose, ma per ragioni diverse. Si dice che nel sonno spesso visualizziamo paure o desideri proibiti. Sta di fatto che di notte i sogni abbiano una veste favoleggiata, evanescente, per quanto spesso ingannevoli e capaci di manifestarsi in atteggiamenti più che realistici, che siano essi incantevoli o terrificanti. E sanno in egual misura lasciarti a bocca aperta, farti sgranare gli occhi, in alcuni casi donarti poteri altrove irraggiungibili e per questo unici e straordinari. Al risveglio, è vero, capita spesso di non averne memoria alcuna o di percepirne soltanto piccoli e confusi frammenti, ma le emozioni che abbiamo provato sono reali, lasciano in noi, nel bene o nel male, la sensazione di aver vissuto qualcosa di vero, di fortemente tangibile. Ed ora veniamo ai sogni ad occhi aperti. Sono di sicuro quelli più complicati. E sì, sanno essere anche i più belli, i più emozionanti, i più incredibili, quelli che ti lasciano senza fiato, quelli che vale la pena di aspettare a lungo. Per quanto grandi possano essere delusione e dolore, per non essere riusciti a perseguirne alcuni, non saranno mai paragonabili, né all'altezza, dell'amore e del batticuore che sentiremo nell'averne realizzato uno e uno soltanto. Esistono dunque regole del come, cosa, quando e perché per sognare? Dopo tutte queste considerazioni, credo di essere giunta ad alcune conclusioni e di poter affermare indiscutibilmente quanto segue. Sognare. Come? Con amore. Cosa? Qualsiasi cosa. Quando? Sempre e ad ogni età. Perché? Perché ne vale la pena nonostante il rischio. Perché i sogni sono di chiunque,
Basta solo scavare per riportarli a galla o trovare noi stessi creandone di nuovi. Non hanno certo bisogno di essere preparati in anticipo come un esame scolastico. Essi vengono fuori con naturalezza, sono parte del nostro essere, regalano emozione e speranza. E soprattutto, nessuno ti può impedire di farli. Abbiamo visto e ascoltato una piccola anticipazione e descrizione del mio romanzo. A questo punto dobbiamo dirci ciao Claudio. Sì, io me ne vado in monopattino. Il monopattino, quello della tua sigla, del tuo stacchetto, perché mi piace molto. Ralfino e Pepe. Sì, sì, io ti lascio in buona compagnia comunque. Sì, sì, Tra poco un'intervista con un grande maestro pianistico, ma non vi dico di più. Io ti ringrazio ancora Claudio, spero che tornerai presto. Ma certo, grazie a te perché insomma mi ospiti sempre, a me fa sempre piacere far parte della tua trasmissione. E intanto con te ci vediamo domenica al Grand Hotel Savoia con Sognando con Joy. Restate con noi in Sempre Curiosa. Sempre Curiosa.